Buon salve cari pixelini e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Hogwarts Mystery. Ragazzi, manca pochissimo e ormai siamo quasi alla fine di questa fantastica avventura che devo dire che è veramente lunga, con veramente pochissimo tempo per farlo. Ragazzi, siamo rimasti in un punto in cui Charlie si è perso, oppure Charlie è scappato, oppure Charlie è stato catturato da un qualche drago. Ma ragazzi, dobbiamo andare assolutamente a cercarlo, perché eravamo sulle tracce dell'uovo d'oro che Bill sta cercando assolutamente. E ragazzi, purtroppo Charlie non è venuto con noi, è sparito quando, insomma, l'abbiamo fatto arrabbiare la sera prima. Ma ragazzi, eccoci qua nella grotta di montagna. Tanta, tanta robina, guardate che bella, guardate quanto è bella. Eccola qui, perché ragazzi, nell'ultimo video Charlie si è messo a urlare, ci ha chiesto aiuto, aiuto, aiuto. E quindi eccoci qua e scopriamo assolutamente cosa succede. Salve piccolo Charlie, che succede bimbino? Ti sei fatto la bua? Oh, non correte, non così in fretta. Bill, Rocky, mi avete sentito? C'è qualcosa in agguato secondo me. Sei stato qui tutta la notte? Sì, ma dobbiamo sbrigarci. Lo spinato potrebbe tornare da un momento all'altro. Questa è la grotta di un ungaro spinato? Sì, è esattamente quella direi. Sì, dove sono gli altri? Stanno bene? Erano subito dietro di noi. E se non sono qui dietro vuol dire che è arrivato il drago. Oh oh. Mi sa tanto che dietro di noi, se ci giriamo... Oh porca di quella pupazza! Ciao piccolino, come sei carino. Oh no, è tornato. Per la miseria, è uno giovane, eh? Per fortuna. Oddio, non lo so, perché giovane magari inesperto, però è più facile da buttare giù rispetto a uno adulto. A meno che non fosse un po' vecchiotto, che allora sarebbe top, boh. Il che lo rende molto più solo più pericoloso. I più giovani sono più veloci e violenti. Ecco, appunto, siamo leggermente, come si dice, fregati, ragazzi. Veramente, veramente fregati. E sta completamente bloccando l'uscita. Spero che gli altri stiano bene. Sì, forse, non lo so, lo scopriremo. C'è un solo unico modo per scoprirlo. Dobbiamo combattere per uscire dalla grotta. Dai, Charlie. Ma Charlie sta tipo per terra mezzo morto, semmai già dai Bill, no, ragazzi? Non posso, sono caduto al buio e mi sono fatto male alla gamba. Non ha un bel aspetto. La gamba o il drago? E vabbè, combatti da per terra, tanto basta che mentre noi lanciamo un incantesimo, anche te sei da per terra e ne lanci un altro, qual è il problema? Posso sistemartela, ma ci vorrà del tempo. Rocky, puoi tenere occupato lo spinato mentre aiuto Charlie? Sì. Certo, come no. Facciamo un combattimento contro uno spinato. Certo, salve. Ok, Stupeficium! Lancia quel cavo di a parte che quel fuoco non mi sembra tanto di fuoco, eh. Io lancio un Protego nel mentre perché... Però non mi sembra... Protego! Ma non mi sembrava molto fuoco. Farò del mio meglio. Non preoccuparti, Charlie. Ti terremo fuori di qui. Ok. Mi dispiace, Bill. Non ce n'è bisogno. Andrà tutto bene, te lo prometto. Ma qualche dubbio, eh? Salve. Non t'avvicinare, Rocky. Va bene. Allora, spinato, non sei il primo drago che affronto. E sicuramente non sarai l'ultimo. E quindi, ragazzi, il duello con lo spinato. Ma quanto è bello. Guardate quanto è bello. Vabbè, ora qua no, perché vado via. Ma posso anche andarmene? Posso abbandonare e lasciare Bill morente. Ah, le ali un pochettino rotte, poverino. Cucciolo, c'ha le ali bucate. Ma poverino, gli hanno fatto la bua. Ok, 25 di attributo. Per fortuna io vado subito aggressivo. E buono. Buonissimo, ragazzi. Beh, incendio direi che non è la cosa migliore da fare. Allora, io non so se le regole del combattimento valgono, perché se valgono le regole del combattimento classico con Depulso gli faccio più male. Però il drago lo butto giù con Stupeficium. Devo fare questo, quindi tecnicamente forse
questo in questo caso è più potente della normalità. Scopriamolo. Stupefi... Ok, bene, mai più una cosa del genere, mai più usare stupefaccio, no, ragazzi? Ovviamente lui fa blu-blu, perché mi ricordo, depulso, perché è l'unico incantesimo che serve a qualcosa, a quanto pare, che stupefaccio non fa un cavolo. Depulso! Cavolo, non gli togliamo niente, non gli togliamo niente. Cavolini di Bruxelles, blu-blu, ok, lui fa blu-blu-rosso, cavolo. Cavolo, blu-blu-rosso. Ok, blu-blu-rosso-blu, ricordiamoci di queste cose, blu-blu-rosso-blu, perché poi... A un certo punto si ripeterà, spero, anche se prima o poi userà anche difesa, secondo me, però io... Secondo me un drago è molto aggressivo, quindi, boh, non lo so. Blu, blu, rosso, blu. Quindi io presumo che ora faccia ancora blu e poi di nuovo rosso se si è ripetuto, speriamo, perché ora ha fatto blu, blu, rosso, blu, blu. Come, proviamo. Noi proviamo e speriamo che ce la mandino buona adesso. Se si è ripetuto, lui andrà rosso, quindi devono fare difensiva. Porca paletta, non si è ripetuto. Blu, blu, rosso, blu, blu, blu. Dolorosissimo. Blu, blu, rosso, blu, blu, blu. E io vado di nuovo rosso. Ottimo. Blu, blu, rosso, blu, blu, giallo. Non mi ha fatto molto, però per fortuna. Ah, ecco, bene. Blu, blu, rosso, blu, blu, giallo. Spero che ora ricominci col blu. No, blu, blu, rosso, blu, blu, giallo, rosso. Comincio a dimenticarmi le cose. Blu, 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 rosso, blu, blu, giallo, rosso. E non mi ricordo se hai ricominciato. Beh, spero anche di aver ricominciato, che mi ricordo i primi quattro. Quindi devo fare due volte questo e poi una volta quell'altro. Proviamo, io non assicuro nulla perché non mi ricordo già più la cosa, ovviamente. Voi da casa potete... Ah, devo fare ancora una volta così? No, è a caso, non fa così. Ragazzi, ci manca veramente poco a vincere. Però mi ha stordito e quindi è un problema. Io... Porca di quella paletta, ora lo rifà di nuovo, mi ristordisce da capo. E mi sa che abbiamo perso, ragazzi. Cioè, da vincere ora stiamo perdendo. E torno su aggressivo. Ma si è bloccato su quello? Ora io cambio e lui cambierà, state a vedere. Perché è sempre così. Sì, vai, muoio, tanto muoro. E sordimento di nuovo per un turno. E io ora a questo punto provo a fare così. Ah, interessante, vittoria, Mi dai più due però, per favore, no, niente più due. Va bene, io ci riprovo di nuovo, non funzionerà. Ecco, lo sapevo. Porca di quella paletta, lo sapevo e ciao, ciaone. Ah, ciaone davvero, perfetto. E vabbè, riproviamo ragazzi, riproviamo. E a questo punto però speriamo che si sia resettato e che si... Che riparta da blu blu rosso blu blu, ma in realtà non lo fa. No, ma stiamo scherzando? Cioè ora fa soltanto quello? Va bene, d'accordo, non è un problema, cambiamo. Ma tanto come io cambio, poi lui cambia, quindi, cioè, tipo... Come volevasi dimostrare? Ragazzi, allora io una volta dicevo, c'è un coso che si ripete. Però non sono più sicuro che sia quello, a meno che ora non abbia ricominciato. Perché se ora effettivamente ha davvero ricominciato, a questo punto il prossimo sarà rosso. Quindi io devo darci con il giallo, vediamo un po' se è vero. Il problema è che non mi ricordo più l'inizio, perché mi ricordo blu blu giallo. Scherzavo e mi ha dato un'altra pignacolata qui. Sangue per due giorni, due turni, sì. Ragazzi, mi sa che questo coso qui non lo... Porca di quella paletta! Non lo faremo mai, ragazzi. Ci metterò tipo 20 anni, lo sapete? Io direi che a questo punto io il duello non ve lo faccio tutto. Cioè, vi salto il pezzo perché altrimenti sarebbe tutto il tempo di me che duello, anche che stordito, non posso far nulla. Tanto perdo di nuovo, Se perdo di nuovo io vi salto il resto e ci vediamo direttamente quando lo so per sconfiggere. Probabilmente ci metterò 20 minuti o mezz'ora o un'ora o non lo so. E sono di nuovo stordito per un turno. Porca di quella paletta, porca di quella paletta. Io non capisco come sia possibile questa cosa, perché veramente faccio così. Ecco, appunto. Non lo so. Ragazzi, ci vediamo quando ho finito, va? E ovviamente nel mentre mi si rompe anche il telefono, quindi non posso più registrare, o meglio, normalmente perderei il video, ma per fortuna
Per fortuna ho il mio mouse che si è bloccato il telefono, quindi aiuto! Giusto per dire, è il quarto duello che sto facendo. Ragazzi, io non vorrei dirlo, ma forse ci siamo, forse. Forse fra un paio di turni, se non perdo, ce la possiamo fare. È tipo la settima volta che lo rifaccio? Una cosa del genere, speriamo che gli brucio. Sì, lo brucio. E ragazzi, tanta roba, al settimo turno. Il consiglio per battere questo è soltanto uno. Storditelo. Ragazzi, storditelo all'infinito, ci mettete 3 ore, però alla fine ce la fate. Ok, lui ci sta di nuovo dentro, noi subito ci proteggiamo con tutto quel che possiamo, nel mentre il mio telefono ha ricominciato a funzionare dopo mezz'ora che ero qui a fare duelli, ma tanta robina. Ah, mi ha fatto la bua, ma ragazzi, come va Bill? Non credo di poter resistere ancora a lungo. Ci siamo quasi, bisogna solo un altro po' di tempo. Gli schiantesimi non sembrano fare molto. Ho bisogno di qualcosa di più potente. Avada Kedavra! Cosa? Non credo. Ricorda cosa ha detto Kettleborn. Cosa ha detto Kettleborn? Di cosa sta blatterando Rocky? Però in realtà potrebbe aver ragione. L'incantesimo isolettico, la maledizione Crociatus, l'incantesimo del sonno. Ah, cavolo. A parte che non mi ricordo assolutamente, però allora direi... Sicuramente non quello del sonno, cioè quello del Crociatus, perché è illegale. Ma ovviamente stiamo parlando di un'unica altra possibilità, che voi benissimo sapete essere esattamente... Io direi che per quel poco che mi ricordo... Esatto, ha detto di aver usato l'incantesimo del sonno su un pancia squamato. Credo che mi ricordavo bene. Speriamo che funzioni anche sullo spinato allora. Ok, ora il problema è riuscire ad azzeccare questa orca, ma ave, qua si può rifare per fortuna, ok, per fortuna. Ah, ragazzi, allora, sarà che sono 3 ore che io sto facendo sta cosa. Proviamo a farlo così, vediamo se è più facile, perché il touch magari non mi funziona molto bene. Oddio, non è che con il mouse sia più facile farlo, però tanta robina. Ok. E quindi Solleticus, no, Sonnus, tipo, sì, Sonnus, si è addormentato, ragazzi, ci abbiamo fatto tanta roba, top. Nannannina, non ci credo, ha funzionato. Oh, arrivano loro, guarda Medulla cosa ho fatto io. Rocky, per fortuna stai bene e hai ritrovato Charlie. Saremmo venuti prima se quel drago non si fosse messo in mezzo. Guarda che è proprio per questo che... Vabbè. Chi l'avrebbe mai detto che i draghi fossero così maleducati? Non credo che questo fosse Barnaby esattamente... Vabbè. Charlie sta bene? Che è successo? È successo che ho salvato la situazione. Ah, ora Charlie si è alzato tranquillamente, come se niente fosse, ovviamente. Ovviamente. È quello che vorrei sapere anch'io. Bill, ci penso io, ci ho pensato io, vado tutto io. Che ti è venuto in mente, Charlie? Avresti potuto farti davvero male. Ma Charlie è un esperto di draghi, lo sappiamo. Cavoli, ti sei fatto male davvero. Scusate il rumore, ora sparisce. Ma che ti è preso di scappare via così? Non sono scappato via, volevo fartela vedere. Così sono andato a cercare l'uovo. Volevi farmela vedere? Farmi vedere cosa? L'ho trovato. Oh oh, Charlie ha risolto la situazione, ragazzi. Non posso crederci. L'uovo di Sir Gruff, proprio come credo Unci Unci l'aveva descritto. Quindi ce l'aveva lo spinato alla fine. Capisco anche perché. Sembra che Sir Gruff abbia usato come modello la coda di uno spinato. Lo vedi com'è tutto a bozzi? Magari è un uovo vero, magari. Potremmo magari rimirare questo stupido uovo giù all'accampamento. Non vorrei dover scoprire quanto dura quell'incantesimo di sonno. Giusto, torniamo alla tenda prima che lo spinato si svegli. Mamma, ho tanta robina. Quanta sofferenza, ragazzi.
sofferenzissima, ragazzi. Salutiamo lo spinato che fa la nanna. Io direi che concludo qui il video perché, ragazzi, ci ho messo veramente l'eternità. Ci ho messo più di mezz'ora a fare questo video. Ora, voi avete visto 15 minuti di video, ma in realtà ci ho messo più di mezz'ora. Ma ragazzi, direi che per oggi è tutto. Ci vediamo nella prossima puntata di Harry Potter Was Mystery. Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questo fantastico video e se avete fatto voi il duello, quanto ci avete messo voi assolutamente a farlo. Ma ragazzi, direi che per oggi è tutto. Che altro dire? Fatto il misgatto! Mamau! Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!